Nel 1927 Salvatore Ferragamo, dopo aver dato inizio alla sua attività negli Stati Uniti ed essersi affermato come il calzolaio delle dive, scelse Firenze come sede della propria attività. Alla sua scomparsa nel 1960, la moglie Wanda sviluppò ulteriormente il progetto iniziato da Salvatore, trasformando l'azienda in una casa di moda internazionale, coronando così il sogno del marito di vestire le donne dalle scarpe al cappello. Nell'ottobre del 2018 anche Wanda muore, ma Firenze ha deciso di omaggiare i due coniugi, intitolando loro una piazzetta nel cuore della città, tra Ponte Vecchio e via Guicciardini. Noi siamo rimasti molto addolorati dopo la scomparsa di Wanda Ferragamo, una donna che è sempre stata al fianco di suo marito Salvatore, fondatore della Maison Fiorentina, e che ha sempre amato Firenze con tutta se stessa. Per questo oggi Firenze restituisce a questa coppia romantica, indimenticabile, straordinaria, e a tutto ciò che la sua famiglia ha creato, restituisce appunto l'amore che ha ricevuto. Firenze da ora in poi avrà un luogo per sempre legato ai Ferragamo, legato a Salvatore e a Wanda, a due persone che non sono nate a Firenze ma hanno scelto Firenze, e questo gesto di scelta è un gesto di amore che poi si è trasformato in un progetto aziendale di successo straordinario e che ha portato il nome di Firenze e dell'Italia in alto nel mondo. È una grandissima emozione veramente, perché sia mio padre che mia madre in seguito sono stati attaccatissimi a questa città, e devo dire hanno insegnato a tutti noi figli anche molto ad amarla e rispettarla. È stata una cosa facile, perché devo dire che Firenze è una città che veramente conquista e innamora chi c'è. Bisogna saperla rispettare e amare come veramente è degna di essere amata. Le piace il luogo che è stato scelto? Moltissimo, ed è un posto dove mio padre e mia madre raramente, ma ogni tanto, quando si concedevano un quarto d'ora, facevano due passi a piedi, sempre si ritrovavano poi in questo punto dove facevano il giro da Ponte Vecchio e Lungarno. Quindi era un posto che amavano anche molto.